Il sorprendente Cesena ha fermato anche il fortissimo Torino, consentendo alla Juventus di aumentare il suo vantaggio nei confronti dell'antagonista. Ma il pareggio sul campo della Fiorita non avvilisce la squadra granata, che nella parte centrale del primo tempo ha avuto momenti di gioco esaltante. Il gol di Pecci è giunto al 25esimo minuto, quando il Torino, diretto da un Claudio Sala inarrestabile, ha prodotto il suo sforzo maggiore, scompaginando la pur robusta difesa della squadra romagnola. Ecco il gol di testa di Pecci su un suggerimento del capitano granata. Tenta in qualche modo di organizzare il suo gioco il Cesena, mentre il Torino, che sente di avere in pugno gioco e risultato, rallenta il ritmo. E al 40esimo, su un lungo cross di Zuccheri, una palla che sembra innocente sfugge all'intera difesa granata, rimbalza bassa sul fango e inganna anche Castellini. I romagnoli riprendono fiato e a Rognoni si offre un'occasione invitante, non ne approfitta. Secondo tempo. Il Torino riparte all'attacco, non vuole perdere i contatti con la Juventus, che è ancora inchiodata sulla 0-0. Il colpo di testa di Pulici sembra decisivo, ma Boranga è là, nell'angolo giusto. È l'ultima grande occasione del Torino, perché adesso la partita ritrova un equilibrio. Cazzaniga, che ha sostituito nell'intervallo Castellini, corre però altri due pericoli sull'incursione di De Ponti e la punizione di Rognoni.